L'enneagramma, un grande strumento per indagare la personalità, per scoprire la personalità. L'enneagramma si occupa delle geometrie dell'anima, come direbbe qualcuno. Deriva da studi esemplari e secolari del Gurdjieff, poi ripresi nel corso degli anni da altri studiosi, psicologi, psicoterapeuti, scienziati, che hanno centrato la loro ricerca, l'oggetto fondamentale dell'indagine sulla personalità, perché la personalità è una maschera e rappresenta fondamentalmente un po' come la bottega di un antiquario, dove vi è un grande disordine, un grande caos, dove sono accatastati tanti ricordi di ogni tipo e di cui ci siamo dimenticati magari la provenienza. E allora lo studio dell'enneagramma è uno strumento indispensabile di esplorazione della personalità. È uno strumento che ci fa anche contemporaneamente crescere perché ci avvicina a quella che è l'origine della personalità e in senso pragmatico ci aiuta anche a identificare, se vogliamo, gli altri. L'enneagramma, geometrie dell'anima, mette in evidenza 9 enneatipi. 9 tipi di personalità diverse che noi possiamo incontrare nel corso della nostra vita. Imparare a conoscerlo rappresenta un know-how fondamentale del moderno investigatore, del moderno profiler. Io vi aspetto per questo interessantissimo e affascinante approfondimento.